Ok. Ho fatto un bel pieno di munizioni con il Kubica. Vediamo se ricompare ancora lui. Finisce in un altro. Sono altre casse qui? No. Ora mi ricordavo. Ah, eccone una. Ben 7 munizioni. Sì, perché qui compariva il boss. Allora, dato che non abbiamo ancora sbloccato il cancello della villa, dobbiamo tornare nel laboratorio, quindi fare qua la strada. In alternativa potevamo andare dritti, uscire fuori, passare il cimitero e arrivare alla villa, se avessimo già sbloccato il cancello. Dov'è? Dov'è? Ma vabbè. Anche se lo sapevo. Dritto di qua. E saliamo qui. Maledetto. Ok, adesso ci ritroviamo nell'esterno della villa. Piranhas are inside the well. I don't think putting my hand in there will help. Ovviamente la villa è chiusa, lì c'è un punto di salvataggio. I need to find the key. Mi serve la chiave. Facciamo un giro di qua, anche se mi pare che ricordare che non ci fosse nulla. Vabbè, ok, apriamo qui. Magari senza glitcharsi. Qui abbiamo un altro enigma. Chiaramente si nomina Giuda, quindi ci vogliono i 30 denari. Però giustamente se non li combiniamo nell'inventario, mai sia usarli. E qui c'è un enigma da fare. La logica dell'enigma non l'ho capita, sinceramente.
Mi pare che la combinazione sia questa. Vediamo un po' se me la ricordo. Non so se c'è scritto da qualche parte come risolvere questo enigma, ma io sono andato a tentativi. Dobbiamo anche vedere se è giusto adesso, eh. È comparsa la chiave. Doing. Good job, Jacob. You've made it. Why didn't you tell me? Why is the man who knew my parents in this place? Now is not the time, young man. Aren't you curious to meet your parents' murderer? You will explain to me right now. Fair enough. Many years ago, during the Dark War, the soldiers of Skydom occupied the place where my daughter and I come from. Killing and torturing humans, proceeding to inconceivable violence, like other places that they occupied. Then, with my husband, we led a great resistance and opened a war against Skydom, managing to persecute them and send the world a message that these worms are not invincible. Skydom was surprised by the resistance that followed up and understood that what had just begun cannot be defeated with weapons. Seeking in new forms of our annihilation, Skydom created this place. This abomination. A team of scientists experimented on a major project in order to make people docile and unconscious. They tried to create monsters, hollow people with no soul and no feelings. My husband and I remained Skydom's main objective, as they considered us a risk for the implementation of their plan. In their last brutal attempt against us, they killed my husband. But I managed to escape, taking with me our only child, Claire. Since then, Claire and I live as being chased, until your accident has led them to my daughter. However, it is obvious that in Skydom's grand experiment on this island, something went horribly wrong, and the answer lies in this mansion. I hope you are as impatient as I am. Se è vero quello che ha detto o no. Noi per sicurezza salviamo. Punto, giocare ancora a cubica è inutile, quindi abbiamo abbastanza munizioni per fare tutto quello che resta da fare. Ah, qui c'è un bell'orologio. Stato, munizioni del fucile. Ok, un documento. Quartiere generale di Skydoms ad Alexander Hathor. Oggetto: Top Secret 01. Generale.
La ragione per cui la stiamo contattando è veramente importante, è molto importante e ha bisogno della sua completa attenzione. Recentemente abbiamo visto un grande spreco di risorse nel progetto Pandora, così come un considerabile ritardo nell'implementazione del progetto. Questi dati concludono che tu hai commesso atti di ribellione, di tradimento contro di noi. E hai violato i nostri termini dell'accordo. Considerando i tuoi anni di carriera e la fiducia con cui hai servito il board, riteniamo necessario che tu ci dia la tua spiegazione per tutto questo. Tu eri ben a conoscenza dell'importanza del progetto e dell'enorme impatto nel suo ritardo, nell'implementazione. Ora rispondici direttamente, eccetera, eccetera. Ok. Quindi si presume che questo generale abbia poi tradito il progetto. Abbiamo la mappa della villa e un altro documento. No, non è un altro documento. Ero convinto di sì. Allora, qui possiamo inserire il nostro libro, anzi, diario. Ha aperto la pendola. Attenzione. Vediamo se c'è altro. Qui un altro documento. Diario di Richard, pagina 122. Abbiamo fatto un errore. Ne porterò sempre il peso sulla mia coscienza. Non mi perdonerò mai. Mi dispiace Melina, Richard. Si scrivevano molto questi due, Melina e Richard. Damn, it's stuck. Allora, esploriamo un altro po'. Qui è aperto. Munizioni. Damn, it's stuck. Something is missing. Diario di Richard, pagina 109. Oggi Melina ha risposto. Mi ha confidato che porterà alla luce tutti i documenti di Skydon, tutte le informazioni che ha a disposizione. Ha deciso di scrivermi invece di parlarmi direttamente, sapendo che avrei poi indirizzato la lettera ad Alexander. Sono convinto che la decisione di informare me è parte del suo piano. Poco dopo l'ho trovata. Ho provato a persuaderla di spiegare a lei l'importanza del nostro lavoro, ma non mi ha ascoltato. Più tardi, informerò il generale di questo incidente, quindi lui faceva a quanto pare il doppio gioco, Richard. Damn, it's stuck. Scendiamo al piano di sotto. Prendiamo l'ascia. Mi It's locked. ricordo che There must un'ascia be another c'era way già around. all'inizio del gioco, quindi perché prenderla qui? Allora, con questi due oggetti possiamo tornare
ancora alla prigione. Allora, è inutile andare sopra perché adesso è chiuso, quindi ci vuole la chiave. Allora, qui adesso abbiamo di nuovo due strade. O ci facciamo la strada lunga ma priva di nemici, o ci facciamo la strada corta e affrontiamo l'uomo con la sega. Noi facciamo la strada corta perché siamo temerari. Però diamo una salvata. Temerari, ma non troppo. L'ultima cosa che resta da fare qui, purtroppo spiacevole, che abbiamo la testa. Onnipresente, veramente peggio di Mr. X, di Nemesis, di tutti e due messi assieme. Teletrasporto ovunque è fastidiosissimo. Però è facile da evitare. Ma riesce nel suo intento di farvi prendere degli spaventi. Io la prima volta che l'ho giocato mi sono spaventato ogni volta. Tipo adesso. Maledetto bastardo. Prendere uno spavento assurdo. Allora, cosa ci possiamo fare con la testa? La possiamo dare in pasto ai piranha. Almeno hanno mangiato. Da quanto non mangiavano.
Chiaramente non possiamo prendere la chiave così, perché se mettiamo la mano ce la mangiano. Allora ci buttiamo il Zorlafexin, che dice può curare tutto, specialmente i piranha. Abbiamo la chiave del secondo piano. Allora salviamo e ci apprestiamo a concludere il gioco.